In un paese civile come il nostro, io credo che oggi avere una percentuale del 90% degli omicidi hanno per oggetto delle donne che sono ammazzate dagli uomini, non è un indicativo di una società, ecco, veramente civile. Forse quello che succede qua oggi è più grave addirittura, perché siamo in Italia, di quello che accade in Iran, in Afghanistan, in Siria. Quindi davvero c'è bisogno che tutti capiamo che il problema è serio e ci vuole una rivoluzione culturale, tant'è vero che noi stiamo parlando con i ragazzi quanto più possibile, perché solo forse grazie a loro possiamo riuscire a cambiare qualcosa. Sì, una piaga terribile, che una piaga che viene da questo rapporto malato che c'è spesso tra gli uomini e le loro compagne, questa violenza cieca che deve essere combattuta con un grande sforzo culturale, ma anche con degli interventi repressivi, con un rafforzamento dell'applicazione delle leggi che già esistono ma che vanno maggiormente applicate, e anche con un grande sforzo da parte della collettività e delle istituzioni per evitare che le donne siano lasciate sole e che nel momento in cui denunciano possano essere tutelate, tenute in strutture protette e soprattutto rese indipendenti dal punto di vista economico e familiare. Dobbiamo proseguire sulla strada che abbiamo intrapreso nella scorsa legislatura, approvando il codice rosso e quindi con provvedimenti legislativi molto più duri, però non basta, dobbiamo fare ancora di più e dobbiamo essere vicini alle donne che devono avere la protezione assoluta dello Stato quando denunciano, e a volte non denunciano perché probabilmente non si sentono ancora protette del tutto. La giornata contro la violenza sulle donne si è aperta in piazza Municipio con il flash mob Remember affinché non accada mai più, organizzato dall'associazione Mai più violenza infinita Onlus in collaborazione con il Comune di Napoli, Unicef e Associazione OM. In piazza sono state posizionate sagome nere per ricordare le vittime di femminicidio del 2022, ognuna con il QR code che rimanda alla singola storia, e il numero di emergenza nazionale 1522 istituito per le richieste di aiuto e sostegno contro la violenza e lo stalking. Accanto ad ogni figura, un adolescente ha pronunciato il nome della vittima come grido di no alla violenza. Dopo il convegno in sala giunta di Palazzo San Giacomo per condividere la problematica con i dati aggiornati sulle violenze subite e per fare il punto sui centri antiviolenza, il maschio angioino e la fontana del Nettuno sono stati illuminati simbolicamente di rosso. Noi abbiamo fatto uno sforzo negli ultimi mesi con l'assessore Ferrante per rafforzare la nostra rete di centri antiviolenza e fare anche in modo che le associazioni e i gruppi che ci affiancano il comune in questa attività, che è un'attività molto importante, potessero essere ulteriormente rafforzati. Ci sono 6 centri antiviolenza, quindi le municipalità sono 10, non riusciamo ad avere i fondi per aprirne 10, però sono accessibili alle donne di tutte le municipalità, cioè coprono tutte quante le municipalità a scavalco, quindi tutte le donne possono sicuramente avere accesso ai nostri CAV e possono andare anche nel CAV non di competenza. L'importante è che le donne sappiano che c'è assolutamente un punto di ascolto che le aiuta ad affrontare la situazione e a indirizzarle nella direzione giusta. I centri antiviolenza della città di Napoli sono stati chiusi per 2 anni. Noi dopo 2 anni e con circa 1 anno di lavoro abbiamo accolto 406 donne. Questo per quanto riguarda il bando comunale. Poi ci sta un altro centro che è accreditato, che lavora su Scampia, che ha accolto 48 donne. Le donne che arrivano a noi sono per lo più donne disoccupate, e c'è un dato che sconforta più di tanto, che ci sono 650 figli, di cui il 60% sono minorenni. Quindi abbiamo una grossa fascia della violenza cosiddetta assistita, che richiede attenzione da parte nostra, ma da parte delle istituzioni in genere. Qual è la tendenza? Sicuramente le donne rispetto al passato denunciano di più, sanno che esistono servizi di contrasto al maltrattamento maschile sulle donne e quindi sono più propense a chiedere aiuto, e anche grazie alla riattivazione dei centri antiviolenza, quindi con un servizio più vicino alle donne, sono più propense a chiedere aiuto. Sicuramente però continua ad esserci una grande criticità che riguarda l'inserimento nel mondo del lavoro, perché al di là delle violenze fisiche, dunque i maltrattamenti, le percosse, una
Una delle violenze sicuramente più invisibili è la violenza economica. Molte donne non riescono ad affrancarsi definitivamente da un maltrattamento che dura anche decenni perché non sono sufficientemente autonome da un punto di vista economico e non riescono ad occuparsi eventualmente dei minori nel momento in cui si affrancano da un maltrattante. Quindi quello che è necessario fare in termini di interventi fattivi è investire sull'inserimento nel mondo del lavoro e l'inserimento nella formazione professionalizzante. C'è pudore, c'è vergogna, c'è difficoltà probabilmente di ammettere, di accettare la situazione anche in famiglia. Naturalmente queste situazioni avvengono soprattutto in famiglia. E pensate, le donne a Napoli in particolare, naturalmente a me interessano le donne napoletane, le donne campane, anche perché in percentuale rispetto alle altre zone d'Italia siamo purtroppo, abbiamo una percentuale molto più elevata di femminicidi, ma anche di reati cosiddetti spia, quindi comunque violenza psicologica, violenza economica. La situazione è grave perché evidentemente oltre che non avere la sufficiente consapevolezza di poter evidentemente andare avanti e svoltare, le donne probabilmente qui da noi hanno anche non hanno indipendenza economica, che è sicuramente il principale strumento di autonomia per ogni donna. Quindi ecco, situazione che oggi mi hanno fatto notare si aggraverebbe notevolmente anche con il venir meno del reddito cittadinanza, che qui a Napoli per esempio viene percepito da tante donne che non hanno alternative. Quindi davvero la situazione è grave, aiutatemi davvero tutti a far capire, a far comprendere a tutti che non dobbiamo parlarne solo oggi, ma davvero tutti i giorni, perché c'è tanto tanto da fare. Buongiorno dal Teatro Trianon Viviani di Napoli, siamo con voi, 6 centri antiviolenza per le donne, più Casa Fiorinda, tutto questo dato dal Comune di Napoli, non abbiate paura, ci sono una marea di operatrici che potranno ascoltare la vostra voce e le vostre tragedie. Purtroppo dobbiamo combattere contro la violenza che si perpetra quotidianamente alle donne. Noi come Trianon Viviani siamo stati i primi ad abbracciare la causa di Mahsa Amini, questa ragazza che, come ben sapete, è deceduta perché portava questo velo in modo scomposto, ma dopo di lei altre grandi tragedie sono avvenute in Iran e purtroppo anche in Italia, quotidianamente. Quindi mi raccomando, non vi vergognate, non abbiate paura, andate a denunciare e soprattutto troverete delle operatrici straordinarie che vi ascolteranno. Baci a tutti e un abbraccio fortissimo.